Senti, caro Paolo, una delle cose che peraltro si dice di te, che tu sai, è una cultura enciclopedica, pare che tu sappia recitare intere poesie, interi testi di filosofia a memoria. Chissà se conosci l'ultima versione, quella più aggiornata, dell'Orlando Furioso, che io definirei il Maurizio Furioso, perché ieri Gasparri ha coniato una nuova e straordinaria poesia sulle orme dell'Orlando Furioso. Buongiorno Gasparri. Gasparri è un poeta nato, eh? Buongiorno, buongiorno, Gasparri, vedo che buongiorno Mirta. ormai furfano è Lo basito, so, però io sono poeta. furfano, che ti devo, cioè, Gasparri è un No, grande ci poeta. mancherebbe. Per non parlare di Luca Sommi, che tra l'altro sta in una location meravigliosa. Caro No, non Sommi, sono un questa grande casa è poeta. bellissima, cos'è? Lessis Non mi More. prenda in giro. Cioè, c'è un quadro e un divano, punto, è meravigliosa, Miss Van der complimenti. Rohe, brava, Lessis More, meno è molto. Meno e di più, è certo. Va bene, allora, Gasparri, mi vuoi recitare qualche verso bellissimo di quella poesia? Se no devo recitarla io, poi gliela storpio se la recito No, io. allora chiariamo, io per una rubrica radiofonica faccio scherzosamente da diversi anni delle odi al campionato di calcio il lunedì in rima. Ovviamente essendoci il Quirinale, così come quando ci sono grandi eventi, allora mi dirò: ma perché non fai una cosa scherzosa? E sull'aria dell'Orlando Furioso è molto breve, gliela leggo, Ode Quirinale si chiama. Le donne, il cavalier, Draghi e gli amori, le scortesie, le complicate imprese io canto, di questo tempo dell'ascesa al colle, giacché restare ancor Sergio non volle. Mario il banchiere cerca l'elezione, ma poi il governo non si ricompone. Silvio riflette, intanto si riserba, ma Enrico da lontano scruta ed osserva. Molte le donne in fiduciosa attesa, pensando sia possibile la sorpresa. I due Mattei osservano operosi i candidati vari speranzosi. Tra 7 giorni, anzi oggi è 6, tra 6 giorni si comincia il rito, il Quirinale, l'obiettivo ambito, e sarà il voto dei grandi elettori a dispensar grandoneri ed onori. Beh, ma è bellissima, tra l'altro ci sono due Sì, passaggi che però vorrei sottolineare, più scusa. Orlando Furioso mi sembra il caos descritto da Esiodo. Avete visto, ve lo dicevo che aveva una cultura enciclopedica quest'uomo. Allora, detto questo, c'è un passaggio sulle donne che vorrei sottolineare, com'è? Molte le donne in fiduciosa attesa. Ecco, Penelope non ci piace più, non vogliamo più attendere. Basta con Pensando sia l'attesa, possibile dico la il nome delle sorpresa, donne. Va bene. E poi l'altra cosa bella è questa di Mattei, osservano operosi. Come stanno operando questi due Mattei? Mi vorrei spiegare, Gasparri? Soprattutto Salvini. Come opera Salvini? Beh, ieri Salvini indubbiamente si è messo al centro. Salvini si è messo al centro della scena con questa uscita. Poi, come tutte le uscite, nel corso della serata è stata ridimensionata. Ha parlato con Berlusconi, lungo e cordiale colloquio. Che poi in politica si La fa così: telefonata si dice una cordiale, cosa Gasparri, e quando tu poi dici dopo che si io lo compone della racconto che camancia. con Ma Marcello non. sono cordiale, non ho bisogno di farlo. Se devi dire che è cordiale, qualche problemino c'è o no? Sì, beh. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, ieri l'affermazione di Salvini era abbastanza chiara, dicendo: Berlusconi, ti abbiamo dato sostegno e disponibilità, facci sapere se sciogli o meno la riserva, perché tecnicamente il comunicato di venerdì dice a Berlusconi: noi ti sosteniamo, e lui si è riservato una risposta. È ovvio che non si possono pubblicare elenchi di nomi, lei pensi se uscissero gli elenchi dei 50 possibili elettori, quelli o si verificano sul campo e non si possono mettere in Sta giro liste dicendo o una cosa. cose, oppure non si rischia. Qui la decisione spetterà a Berlusconi, che ritiene che ci possano essere molti elettori e ognuno di noi ne conosce alcuni, no? Poi Sgarbi, sbagliando, li mette in pasto alla pubblica opinione, va alla radio e dice: ho parlato con Tizio, ho parlato con Però Caio. pure a me posso dire Tutte una le cosa? cose E di questa natura si gestiscono anche. onestamente, a me pure Sì. questa cosa di Sgarbi non mi convince, perché io conosco Vittorio Sgarbi da moltissimo tempo, è molto simpatico, ma è forse la persona meno riservata che ho conosciuto nella mia vita, ma anche sui fatti suoi. Allora, se uno fa le telefonate con Sgarbi, secondo me si vuole che lo si dica, perché se no non chiami Sgarbi a fare le telefonate, vuoi fare una cosa riservata. Gasparri, è vero? Però Bravo, Sgarbi, vedi del debbio, l'intellettuale del no, debbio. diciamo che Però Sgarbi non ha detto un nome, non è che ha non detto c'è quello mi ha detto dubbio. sì, quello mi ha detto no. Però io da alcuni lo so, perché per esempio c'è tutta una storia No, meravigliosa qualcosa dice. sui sardi, perché sai che i sardi senza Green Pass non possono Non arrivare a possono Roma? venire, certo. Allora lui dice no, perché abbiamo chiamato i sardi, si può trovare un sistema per farli tornare a Roma. Cioè, ragazzi, dai, sta diventando un po' una barzelletta. Furfaro, si diverte.